Questa mattina il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato a Trapani per mostrare il proprio supporto al candidato sindaco Francesco Brillante. L'ex presidente del Consiglio si è recato dapprima al mercato in Piazzale Ilio e successivamente si è spostato al quartiere Villa Rosina. Rilancio del Sud e l'auspicio del successo elettorale di Brillante alle amministrative. Questi, tra gli altri, gli spunti di Conte. Ascoltiamolo. Continuiamo un nostro percorso politico fortemente caratterizzato da obiettivi che vogliamo raggiungere per ridare questa terra e rilanciare questa terra in un clima di speranza, ma anche di progetti concreti, sostenibilità che riguarda tutto, riguarda l'ambiente, riguarda i diritti sociali. Qui c'è problemi di opportunità di lavoro che non ci sono, c'è il problema di creare una prospettiva per i giovani perché non vadano via. C'è la possibilità concreta di utilizzare i soldi del PNRR che noi abbiamo portato in Italia e che questo governo sta sprecando, questo non lo possiamo permettere. Ecco, quindi queste elezioni giungono in una fase difficile in cui c'è un governo che non riconosce che c'è un lavoro precario, che c'è gente in difficoltà economica, sociale, che c'è gente che ha contratto mutui che non riesce più a pagare. E in più, ripeto, si stanno sprecando i soldi del PNRR, che è una grande opportunità per il Paese. Che missione affida al candidato di Trapani? Beh, innanzitutto la missione è quella di vincere. Vincere perché il programma è stato già definito, gli obiettivi politici sono molto chiari, sono assolutamente in linea con i nostri principi e i nostri valori, e la ragione per cui lo appoggiamo, per cui risponde a quelle che sono le nostre premesse per poter ben operare. È un progetto concreto, solido per questa realtà, e quindi ci auguriamo che sia vincente.